Allora, grazie Silvia Beraldini per averci concesso questa intervista. La prima domanda che mi viene da fare è un po' per soddisfare anche la curiosità di tutte quelle persone che non conoscono il suo percorso di vita è: come finisce una giovane ragazza bianca italiana di buona famiglia nell'esercito di liberazione dei neri, nel Black Liberation Army? Allora, diciamo che i miei genitori sono immigrati negli Stati Uniti, io sono andata negli Stati Uniti molto giovane e ho iniziato il mio attivismo politico nell'ultimo anno della scuola superiore. Chiaramente, essendo il periodo quello che era, la questione era la guerra in Vietnam e l'opposizione alla guerra in Vietnam. Attraverso quel movimento si è poi creato una consapevolezza che anche all'interno degli Stati Uniti vi erano delle questioni fondamentali che dovevano essere in qualche modo cambiate, appoggiate, e in particolare la situazione e la lotta degli afroamericani. E lì è iniziato un percorso di attività politica non dentro il movimento, ma in solidarietà con quel movimento. A un certo punto proprio c'è stata una forte repressione da parte del governo contro quel movimento e contro tutti i movimenti, e si è pensato che bisognava costruire una rete clandestina per in qualche modo difendersi dagli attacchi del governo. Non solo una questione difensiva, ma anche una questione offensiva, se posso metterla in quel modo. E le persone che hanno costruito quella rete sono stati appunto i compagni e le compagne afroamericani. A un certo punto hanno chiesto a noi, che eravamo nel movimento, diciamo, dei bianchi, di partecipare e collaborare, e alcuni di noi hanno risposto sì. In due secondi questa è la storia. Ecco, i compagni e le compagne, detto, in questa variegata costellazione di movimenti che poi si attivava in quegli anni, qual era il ruolo delle donne, che significato aveva l'apporto, il contributo delle donne in questi movimenti? Ma, secondo me, siccome parliamo degli anni 70, era una questione molto dibattuta, molto viva. Diciamo che i primi gruppi di autocoscienza femminili sono iniziati nel 68-69, ci sono state varie lotte per i diritti, e poi è emersa anche una filosofia, un atteggiamento che era più radicale, che non era solo una questione dell'ottenere dei diritti, ma era una questione di vedere il ruolo delle donne anche all'interno di un movimento rivoluzionario. In questo, secondo me, c'è stato di grande esempio il ruolo delle donne in tanti movimenti internazionali, in Latin America, ma non solo. Certo che all'interno del movimento esistono oggi ancora dei problemi, ma era il nostro, diciamo, compito di affrontarli e di lottarli. Però secondo me le donne hanno dato un contributo ed è stato anche riconosciuto. Ecco, lei per la sua militanza... Se mi dai del lei proprio non andiamo d'accordo. Allora, per la tua militanza sei stata condannata a 43 anni di 44. Carcere, 44. E molto tempo l'hai trascorso anche nel carcere di Lexington, che ormai è rinomato per le condizioni disumane in cui versavano i detenuti. Beh, eravamo solo tre. Qui la domanda è molto più personale, quindi come hai vissuto quel periodo e in che modo pensi che ti abbia cambiata, se ti ha cambiata, come donna e come militante? Allora... secondo me la prigione, se sei un detenuto politico, è un po' la continuazione della tua militanza. La militanza non termina il momento che tu entri in carcere, la continui sotto altri aspetti, e questo secondo me è di grosso aiuto. Ho trovato nella mia esperienza che i detenuti cosiddetti comuni avevano molto più difficoltà a capire e a gestire l'esperienza del carcere. Noi sapevamo, perché eravamo lì,
e avevamo anche, diciamo, un atteggiamento che ci permetteva di andare avanti giorno per giorno. I 2 anni che abbiamo speso, 3 di noi, in isolamento sono stati indubbiamente molto molto duri, infatti tutte e 3 ci siamo ammalate, perciò però voglio dire, anche lì il rapporto che abbiamo avuto con l'esterno e col movimento dell'esterno è stato fondamentale e ci ha aiutato ad andare avanti. Perciò direi questo, pensando anche alla situazione dei detenuti e delle detenute politiche che esistono in Italia, che l'appoggio di movimenti all'esterno è fondamentale per la loro sopravvivenza e la loro continuazione a contribuire alla lotta. Come mi ha cambiato? Forse mi ha fatto più riflessiva, mi ha aiutato a prendere il tempo a analizzare veramente le cose. E secondo me il carcere in quel modo può avere un'influenza molto positiva. Anche sono trascorsi molti anni e anche alla luce di quell'esperienza. La solita questione è se lo rifarei di nuovo. Se ci sono rimpianti o rimorsi? No, assolutamente no. Ho fatto quello che pensavo dovevo fare al momento che pensavo di doverlo fare. Poi la valutazione storica è un'altra cosa. E quella non la faccio io, ma lo fanno appunto le persone del mestiere. No. Ecco, senza fare magari una valutazione storica. No. Che cosa secondo te è rimasto di quelle lotte e quali sono invece oggi i fronti di battaglia che in qualche modo riprendono, continuano o possono, diciamo, seguire quella linea iniziata così tanti anni fa in Italia, negli Stati Uniti, dove appunto sappiamo benissimo chi è stato eletto recentemente a livello globale anche, insomma. Allora, penso che quello che è rimasto di quegli anni, ma è una cosa, una questione che esiste da tanto tempo, prima di tutto il diritto alla resistenza e il diritto a costruire un movimento rivoluzionario. Se uno crede che questo sistema è sbagliato, non importa il periodo in cui si trova, ci sono dei periodi di lotta molto alti, dei periodi di lotta molto bassi, forse questo è un periodo di lotta molto basso, ma quella cosa rimane. Poi, se parliamo di cose specifiche di quel periodo, almeno per gli Stati Uniti, penso che una cosa molto importante che non si deve mai perdere è la questione della centralità della lotta afroamericana se si vuole costruire un movimento rivoluzionario all'interno degli Stati Uniti. Senza quello non ci sarà mai un cambiamento in positivo. E infatti in negativo l'elezione di Trump ha molto a che fare con quello, ha molto a che fare con una rivolta dei bianchi contro la percezione che il controllo degli Stati Uniti gli stava scappando di mano. Per l'Italia non so, forse bisognerebbe chiederlo a persone che hanno vissuto quell'esperienza, però direi che quello con cui ho iniziato, che il diritto a resistere, il diritto di tentare a scalare il potere, è un diritto che noi non possiamo mai abbandonare.